Farm Animal Trade è il nome di un'azienda simulata che abbiamo realizzato insieme ai nostri alunni di quinta superiore e che ha partecipato ad un concorso internazionale che ci ha visti arrivare alla fase finale a Lille in Francia, ottenendo la terza posizione su 39 paesi della nostra Europa. Rappresentare l'Italia in un contesto europeo è fonte sicuramente di emozione, di soddisfazione, di orgoglio, soprattutto per i ragazzi che si sono impegnati in maniera estremamente professionale. L'idea iniziale dei ragazzi era quella di realizzare un posto virtuale dove poter far effettuare la compravendita di animali da allevamento. Quindi i ragazzi hanno potuto sfruttare le competenze che venivano loro proposte durante le ore di informatica presso il nostro istituto e metterle a frutto in un progetto reale. E finita l'ubriacatura di questa vittoria viene il futuro. Noi ci auguriamo, innanzitutto io come docente, ma più in generale la scuola, che i ragazzi continuino con questa impresa e che l'azienda da loro realizzata esca da quelli che sono i confini scolastici e diventi un'azienda a tutti gli effetti. Da parte nostra daremo il massimo della disponibilità. L'idea era quella di vedere la scuola come una sorta di incubatore di impresa. Mi chiamo Alessio e ho 19 anni. Farm Animal Trade è una web application dove compratori e venditori si mettono in contatto per comprare o vendere i propri capi di bestiame. Nasce per il programma di imprenditoria giovanile. Arrivare al terzo posto in fase internazionale ci ha permesso di farci conoscere dalle realtà locali. Al momento il nostro portale è utilizzato da ben 16 aziende locali. Il primo capo di bestiame che siamo riusciti a vendere è stato per un bovino di Marchigiana. Se volete anche voi utilizzare il nostro sito www.farmanimaltrade.com, basta che abbiate un'azienda agricola, siate iscritti all'albo dell'agricoltura. Mi chiamo Manuel ed ho 19 anni. Farm Animal Trade è un marketplace che cerca di rimodernare il sistema di compravendita di animali d'allevamento. Con questo progetto abbiamo partecipato al programma di formazione imprenditoriale di Junior Achievement. Siamo riusciti ad arrivare fino alla fase internazionale, classificandoci al terzo posto. Come hanno detto anche i giudici, siamo riusciti a prendere un problema del territorio e semplificarlo. Adesso un allevatore, quando deve vendere o comprare un animale, si deve affidare alla figura di un intermediario che fa aumentare i tempi e i costi. Ci siamo accorti di questo problema grazie a dei nostri compagni di classe che, avendo delle aziende agricole, vivono sulla propria pelle questo problema. Quindi abbiamo deciso di utilizzare le nostre competenze per risolvere questo problema. Al termine del percorso di studi ci stiamo riunendo. La volontà ovviamente è di farlo diventare un'azienda vera, poi espanderci su tutto il territorio nazionale ed internazionale.